quell'Europa lasciata malamente nel novembre del 77, anche allora in Coppa UEFA. 6-0 al dopo i tempi supplementari. Era la Lazio di Giordano, D'Amico, Wilson, Cordova, Manfredonia. Stasera c'è la Lazio di Beppe Signori. Il capocannoniere dello scorso campionato debutta in una gara ufficiale della stagione 93-94. Lo stadio olimpico laziale spera di poter cancellare subito la delusione della sconfitta subita dalla Lazio a Cremona in campionato. Grande cornice di pubblico, stupenda la scenografia. Lo spettacolo è offerto innanzitutto dalla curva nord. Nella sud abbiamo visto anche uno striscione dedicato al grande Maestrelli. All'Olimpico arrivano i bulgari del Lokomotiv Plovdiv con tanta umiltà, visto che il pronostico è tutto per la Lazio, e dunque a maggior ragione tanta grinta. Primo piano per Dino Zoff, che ritrova quella Coppa UEFA lasciata da vincitore nel 90 con la Juventus. Già in campo le squadre. Roberto Gambuti può mandare in onda la formazione della Lazio in sovraimpressione. Lazio che si schiera con Marchegiani, Bacci, Favalli, Di Matteo, Luzzardi, Cravero, Winter, Doll, Casiraghi, Di Mauro e Signori. L'arbitro è il polacco Liskiewicz. Il Lokomotiv Plovdiv risponde con Kolev, Dimitrov, Marinov, Vassev, Kostov, Valchev, Vachkov, Milutinovic, Vukovic, Petkov e Marinov. Sono due i Marinov in campo, il numero 3 Evgeny e il numero 11 Jordan. Nella Lazio sono assenti per infortunio Gascogne e Fuser. Per Gascogne contrattura ad una coscia, Fuser non si è ancora ripreso dall'infortunio alla caviglia, tanto anche con la formazione della Lazio. Infortunio alla caviglia appena dopo aver segnato il gol in Lazio-Parma. È stato lasciato fuori da Zoff anche Negro. C'è spazio dunque, oltre che per Bacci, anche per Di Matteo, che ha ampiamente soddisfatto il responsabile tecnico biancoceleste. La Lazio di nuovo in Europa, è cominciato l'incontro. Lazio in tenuta completamente gialla, in bianco-nero, il Lokomotiv Plovdiv. Bianco e nero sono i colori sociali del club bulgaro. Con il recupero di Signori, i tifosi della Lazio sperano di assistere ad una squadra più incisiva. Subito in avanti il calcio d'angolo, il colpo di testa di Casiraghi. Avete visto l'imprecazione di Casiraghi, ha potuto colpire da buona posizione. Deve ancora essere ripreso il gioco. Già notevole il supporto sonoro dei tifosi della curva nord. Ha calciato Kolev. La squadra bulgara si presenta, a giudicare dallo schieramento scelto dal tecnico Ivan Butsov, in maniera molto prudente, una sola punta, centrocampo molto folto, a protezione della difesa di per sé solida, anche se è stato detto non velocissima. Ha sbagliato Vukovic. Signori, sale Bacci, punta l'avversario, lo salta, ha commesso però irregolarità Milutinovic.
e c'è calcio di punizione per la Lazio. Due minuti di gioco del primo tempo, telecronaca differita di Lazio Lokomotiv Plovdiv, 32esimi di finale della Coppa UEFA, gara di andata. Interno sinistro di Signori, poi ha lasciato rimbalzare Jordan Marinov, generosamente in scivolata Di Matteo, tentato di chiudere Bachkov. Non poteva mancare nella tribuna VIP il super tifoso della Lazio Enrico Montesano. Jordan Marinov va giù, punizione per i bulgari. Due vittorie e tre sconfitte finora nel campionato bulgaro per la Lokomotiv Plovdiv. All'indietro Vassev, ancora il numero 4, prova a chiudere Winter. Jordan Marinov, lo scatto di Vassev che ha trovato un buco molto largo, il cross di Vassev, arriva dall'altra parte Emil Dimitrov. Di Matteo, inquadrato Valcev, ci sono circa 200 tifosi del Lokomotiv in tribuna Monte Mario, fanno sentire il loro incoraggiamento. Resta in avanti la squadra di Ivan Butsov. Abbiamo rivisto l'intervento su Petkov. Colpo di testa di Travero, tutta la Lazio nella propria metà campo. Evgeny Marinov, nessun problema per Luca Marcheggiani. Di Mauro stasera con la maglia numero 10, Di Matteo e Winter, forse il giocatore più positivo per la Lazio in questa fase iniziale della stagione. Di Mauro chiamato all'inserimento Cravero e poi non ha controllato a sinistra. Favalli, era stata buona l'intuizione di Cravero di prolungare di prima per il laterale difensivo di sinistra della Lazio, Favalli. Di Mauro, rimessa laterale in favore dei bulgari. Ecco Fabrizio Di Mauro, arrivato in prestito dalla Fiorentina ed ex romanista. Bacci, Cravero partecipa come di consueto alla costruzione del gioco. Emil Dimitrov, Favalli ha scelto Gol. Arriva Michal Litkiewicz, l'arbitro polacco, a comandare la punizione per la Lazio. È la 14esima partita della Lazio nelle coppe europee, ce n'è un'altra, persa a tavolino per 0-3 con il Barcellona, cade nel 75, la Lazio si rifiutò di ospitare all'Olimpico il Barcellona, c'era il timore di attentati terroristici, in Spagna c'era il regime franchista. Emil Dimitrov, Jordan Marinov, la chiusura di Cravero, estremamente deciso, spazza in tribuna Tevere. Roberto Cravero è andato in gol sul calcio di rigore in campionato nella partita con il Parma. Cravero,
Pavalli, è stato anticipato Signori da Balzer, Winter da una mano alla difesa, si esprime con buona personalità il Lokomotiv Plovdiv, senza timori reverenziali nei confronti della favorita Lazio. Calciato Dimitrov, poi senza coordinarsi molto Kostov. Otto minuti di gioco, 0-0 tra Lazio e Lokomotiv. Di Mauro gol. Sono fondamentali per la Lazio le accelerazioni, i cambi di velocità che può imprimere gol. Ora Cravero, gol dal tedesco all'olandese Winter. Si era portato a sinistra Signori. Di Mauro, è regolare la posizione di Casiraghi, colpo di testa, recupera Signori, la rovesciata da parte di Milutinovic, poi Bassev, ricomincia la Lazio, Di Matteo che resta prudentemente dietro quando Cravero si spinge in avanti per collaborare a centrocampo. Sbaglia Di Mauro, ne approfitta Jordan Marinov. Bačkov, Vukojević, Dimitrov, tutto regolare per l'arbitro Liskiewicz. A terra Dimitrov, la Lazio con Di Mauro. Signori, un cross per Casiraghi, in due tempi l'intervento di Kolev, ma è intervenuto il direttore di gara. Protesta Kolev nei confronti di Casiraghi, che ha coraggio da vendere nei duelli aerei. Rivediamo il cross di Signori, lo stacco di Casiraghi, che ha nel colpo di testa il pezzo migliore del suo repertorio. Non riprende il gioco perché viene soccorso ancora Emil Dimitrov, si era infortunato precedentemente, eccolo subito inquadrato, accompagnato fuori dal rettangolo di gioco. Dunque momentaneamente in 10 il Lokomotiv Plovdiv. Winter rinuncia al colpo di testa, con calma, controlla. Azione scorretta su Casiraghi. Da Winter a Cravero. C'è un buco, si è inserito Favalli, il cross di Favalli, Signori, l'acrobazia, palla alta, palla gol per la Lazio. 10 minuti e 45 secondi. Beppe Signori. Ottimo l'inserimento di Favalli, scoperto a destra il Lokomotiv. Signori ha anticipato anche Casiraghi che era pronto a colpire di testa. Ha tentato questa sforbiciata fuori bersaglio. La concentrazione di Dino Zoff. Nel frattempo è rientrato in campo Emil Dimitrov. Dunque parità numerica. Balcer, eccolo qui, Dimitrov, e anche il capitano del Lokomotiv Plovdiv. La rimessa è assegnata alla Lazio. Favalli, Cravero. Bacci. Giocatore che Zoff predilige per la sua versatilità. Doll, la sovrapposizione di Favalli, un buon inizio per il numero 3 della Lazio,
addirittura dosa male il cross. Avranno il loro da fare i difensori del Lokomotiv Plovdiv sul settore di destra per contenere le incursioni di Favalli. Quando si accentra Signori c'è spazio per Favalli e da quelle parti si fa vedere anche Doll ogni tanto. Bacci, Winter, Bacci, c'è un clamoroso fallo di mano, ci sono tutti gli estremi per il cartellino giallo. Siamo al 13° minuto del primo tempo ed è ammonito Evgeny Marinov. Il regolamento parla chiaro, fallo di mano volontario. Era andato fuori tempo nel salto, Evgeny Marinov sta per essere scavalcato. Non ha voluto correre rischi pagando questa sua scelta con l'ammonizione. Signore è lontano dalla porta bulgara, ma il Lokomotiv allestisce comunque la barriera. Signori per Winter, la palla prende velocità dopo il rimbalzo, traiettoria che era controllata anche dal portiere Kolev. Un anno fa il Lokomotiv non riuscì a superare il primo turno della Coppa UEFA, 2-2 in casa con l'Auxerre, poi la batosta in Francia con i bulgari dominati per 7-1. Bachkov ha sbagliato tutto, Petkov, Cravero, gol Di Mauro. Anticipato Casiraghi che poi recupera. Ora il Lokomotiv, Dimitrov. Luzzardi, Di Matteo sono riusciti a contenere prima Bachkov, poi Jordan Marinov. Sulla panchina del Lokomotiv Ivan Butsov, tecnico 54enne, ex responsabile della nazionale bulgara, c'era lui sulla panchina della Bulgaria durante la sfida con l'Italia ai mondiali del Messico nell'86, partita che finì con il punteggio di 1-1. Perde tempo Favalli, Luzzardi, Bacci, Winter, palla difficile da controllare, inutile il tentativo dell'olandese, troppo aperto il passaggio per Aaron Winter, è il laziale con maggiore esperienza nelle coppe europee, 31 partite, 5 gol con l'Ajax nella Coppa delle Coppe e nella Coppa UEFA. Di Mauro, Di Matteo, è intervenuto Petkov, Di Matteo, Casiraghi controlla, palla a fondo campo, ha cercato di smorzare Casiraghi per poi provare presumibilmente con il destro. Buona l'idea di Favalli, preciso anche il passaggio, impreciso il controllo di Casiraghi, forse anche tratto in inganno dall'intervento a vuoto del difensore bulgaro. Molto affollamento a centrocampo dove arriva l'invio di Kolev. Punito l'intervento di Di Matteo. E di tanto in tanto si fanno sentire anche i tifosi del Lokomotiv. Jordan Marinov, ha chiuso Bacci nel fallo laterale. Roberto Bacci, 26enne. Di Mauro, Bacci, senza badare molto alla precisione.
Di Mauro, Jordan Marino, palleggio di Mauro, Petkov, Bacci, anticipato di Mauro, Vukovic, con calma d'esterno sinistro per Bachkov. Il Lokomotiv deve rinunciare a Govedarov, stopper titolare, ed è rimasto fuori per scelta tecnica attaccante Budimirovic. Ed ora c'è un altro cartellino giallo nei confronti di Petkov, secondo ammonito della partita, finisce sull'elenco dei cattivi tra virgolette, come Evgeny Marinov. Milutinovic, giocatore serbo, Jordan Marinov, resiste l'attacco di Di Mauro, poi gol, la recupera per il Lokomotiv Kostov, Dimitrov, si muove molto Bachkov, cerca di disorientare Luzzardi, poi recupero di Favalli, Dimitrov, la scattata in avanti signori, passaggio corto, sembra ben organizzato in campo il Lokomotiv. Di Mauro, Di Matteo, Travero, anticipato Casiraghi, gol, Winter, stavolta più facile il controllo, la finta di Winter, deve ritornare indietro, non ci sono compagni smarcati, deve accontentarsi della rimessa laterale Winter. Bacci, Di Mauro, ancora una rimessa con le mani, Di Mauro, arriva Doll, la rovesciata di Doll, buona giocata del tedesco. Petkov, fermato da Winter, lascia giocare Litskevic, ancora Favalli, Casiraghi riesce a colpire, mette da fare per Signori. Casiraghi e Signori non vengono supportati dai centrocampisti, non c'è nessuno che si apposta al limite dell'area per approfittare delle ribattute della difesa bulgara. Milutinovic per Bassev, che cambia a vantaggio di Dimitrov. Petkov, Jordan Marinov, Bachkov in aria. La Lazio deve stare attenta al Lokomotiv Kloppi. Jordan Marinov, una finezza. Bassev, e chiude Winter in fallo laterale. Vede il presidente Cragnotti, anche del presidente del CONI, Pescante. Certo non un avvio in discesa per la Lazio in questa serata europea. La Lazio ha comunque avuto la sua palla gol con Signori. Bacci, Travero, Casiraghi, Winter, buono l'aggancio di Doll che peraltro non era pressato, Di Mauro, visto l'inserimento di Bacci, Di Matteo, Signori, subito il
passaggio a centrare di Signori. Calcio d'angolo. Cravero, Casiraghi, e la Lazio ha in vantaggio. Casiraghi con grande opportunismo, 22esimo minuto del primo tempo, Lazio 1, Lokomotiv 0. Pierluigi Casiraghi, dopo 16 anni, Lazio di nuovo in gol in Europa. L'ultima rete era stata segnata da Giordano, 1977. Ora Casiraghi, è stato decisivo un inserimento di Cravero, rivediamo. Ecco la conclusione acrobatica di Cravero, deviata da Vassev. Casiraghi non ci pensa su due volte, al volo con il destro, può soltanto deviare. Kolev, ancora ad altra angolazione, Roberto Gambuti ci ripropone il gol del vantaggio laziale. Fermato Petkov, c'è punizione per il Lokomotiv, anche se gol non è d'accordo. Grande coordinazione di Casiraghi, l'istinto dell'attaccante di razza, è arrivata questa palla deviata sulla conclusione di Cravero. Casiraghi ha lasciato partire il suo destro, tiro molto potente, ha potuto soltanto deviare Kolev. Ora ha calciato Vukojevic, uno dei giocatori più tecnici del Lokomotiv, lo specialista dei calci piazzati, ma si è ben difesa la Lazio. Generosamente Signori non riesce ad evitare la rimessa laterale, poi va a disturbare l'eventuale retropassaggio al portiere. Applausi del pubblico per Signori, i tifosi della Lazio ne apprezzano, oltre che le grandi qualità tecniche e atletiche, anche la generosità agonistica. Di Matteo ha subito l'intervento irregolare di Vukojevic. Cravero, la Lazio è in vantaggio in questa gara d'andata dei 32esimi di finale della Coppa UEFA. Rimasto in fuorigioco Casiraghi, autore del gol. Questa di stasera è la 23esima presenza di Casiraghi nelle coppe europee e i gol sono diventati 11. 10 erano stati messi a segno da Casiraghi con la Juventus nella Coppa delle Coppe e in Coppa UEFA. Bacci contro Vassev, Milutinovic, c'è rimessa laterale per la Lazio, attento il guardaline Rezinski, dalla parte opposta opera Dabrowski. Fallo di mano di Di Mauro. L'entusiasmo dei tifosi della Lazio galvanizzati dal gol di Casiraghi. Non sono molti i goleador della Lazio nelle coppe europee. Chinaglia 11 gol, Garlaschelli e Giordano 4, Wilson una rete, ora Casiraghi. Signori, intervento di Jordan Marinov, era chiaramente in ritardo, palla lontana ha colpito Signori, si è comunque scusato, gesto apprezzabile, ha calciato Signori. Casiraghi, sempre potente nello stacco Casiraghi, finora ha avuto quasi sempre la meglio nei duelli aerei Casiraghi. In fuori gioco Signori, gli aveva alzato la palla Bacci. La panchina della Lazio continua a dare le sue indicazioni, Dino Zoff. Il Lokomotiv con Milutinovic.
Jordan Marinov, un numero 11 tattico, opera centralmente Jordan Marinov, ora Dimitrov contro Favalli, le finte di Dimitrov, colpo di tacco per Jordan Marinov e il fratello di Evgeny, il libero con il numero 3. Con la sua esperienza a Cravero lascia rimbalzare, c'è rimessa da fondo campo per la Lazio. Dino Zoff. L'ha portato la Lazio in Europa, ora vuole percorrere molta strada. Cravero, Bacci. Di Mauro. Resistito all'attacco di Vukovic. Di Matteo, signori, Di Matteo, Casiraghi, si chiude la difesa di Bulgari, poi Bassev, ma direttamente in fallo laterale. Ancora la panchina della Lazio, che comprende, oltre al portiere di riserva Orsi, Bergodi, De Paola, Marcolin e Saurini. Cravero se n'è accorto con ritardo Bacci e ora c'è anche l'ammonizione di Bacci per questo intervento su Milutinovic. Terzo ammonito dell'incontro, Bacci. Siamo al 29esimo minuto del primo tempo. Il Lokomotiv ha avuto 5 giorni a disposizione per preparare questa sfida con la Lazio, infatti l'ultima partita giocata dai bulgari risale a venerdì scorso, quando la squadra di Butsov ha battuto per 2-1 l'Etar Trnovo. Mirko Milutinovic sembra in grado di riprendere il gioco, è stato pagato 24 milioni di lire. Lokomotiv ha come primo sogno nel cassetto quello di diventare un club professionistico al 100%, ma il traguardo è ancora lontano. Ci sono giocatori nel Lokomotiv che guadagnano anche 800.000 lire al mese. Ha calciato Bassev, Luzzardi, Di Mauro, Bacci, ancora Bacci per la rimessa laterale, arriva Doll, è sbagliato il tocco di Doll, nulla ha potuto Bacci. Milutinovic guadagna metri con una finta su Di Matteo, poi Jordan Marino. Cravero ha provato a lanciare i signori. Petkov. Milutinovic. Bassev. Vukovic. C'è fuori gioco di Bassev, calcio di punizione in favore della Lazio. Nel Lokomotiv Dimitrov si occupa di signori. Casiraghi viene affidato a Milutinovic, il libero è Evgeny Marinov. Un problema per Di Mauro, c'è ancora un calcio di punizione per la squadra di Zoff. Dopo la sconfitta Cremona, Cragnotti ha parlato di una Lazio senza idee, priva di fantasia, priva di serenità. Ora tentano di riscattarsi i tifosi, i giocatori della Lazio. Colpo di testa di Signori, ha cercato di sorprendere Kolev.
Era in controtempo, signori. Ha cercato l'angolo più lontano. Dopo l'irregolarità su Petkov, la punizione. Vassev. Evgeny Marinov. Petkov, Dimitrov. Un buon controllo di Vachkov. L'intervento di Favalli. Dimitrov è andato a vuoto. Winter, Milutinovic, porta palla sul destro, ha respinto Cravero. Vassev, Jordan Marinov, Winter sbaglia il passaggio a Doll, poi a terra Milutinovic, ancora una volta gioco fermo per consentire le cure del caso a Mirko Milutinovic. Compirà 24 anni il prossimo 5 di novembre Milutinovic. Gambuti con le telecamere della squadra esterna 1 di Napoli ci offre ancora un totale dello stadio olimpico di Roma per questa attesa serata europea della Lazio. Abbiamo intravisto anche Bocchi che ha contribuito alla ricostruzione della Lazio all'epoca della gestione con Calleri del club biancoceleste. Un momento delicatissimo nella storia della Lazio. Poi è arrivato Cragnotti. Sono aumentate le ambizioni, le speranze. Prova, signori, Casiraghi. Intervento di Milutinovic. È andato a vuoto, signori, ancora una volta il tentativo acrobatico. Sempre pronto Casiraghi. Gol con l'interno del destro. Si lancia su ogni palla Casiraghi. Pacci, Luzzardi, Jordan Marinov, troppo tardi, rimessa laterale per la Lazio. 35 minuti di gioco in questo primo tempo che vede la Lazio in vantaggio per il gol di Casiraghi al 22esimo. Cravero, Luzzardi. Rapidissimo, signori. Il problema di girarsi, palla ancora giocabile. E Bacci ottiene un calcio d'angolo. Calcio a signori. E si è portato in avanti ancora incontro alla palla Casiraghi. Tremendo. Davvero un incubo per la difesa del Lokomotiv Gigi Casiraghi. Fino adesso sta facendo quello che vuole sulle palle alte. Krasimir Kolev, portiere della nazionale giovanile bulgara, uno dei nuovi acquisti stagionali del Lokomotiv. Prosti Casiraghi, intervento ancora di Kolev, che ha sostituito Vasilev, che è passato all'altra squadra di Plovdiv, il Botev. Plovdiv è l'ex Filippopoli, la capitale, il capoluogo della Tracia. Ha due squadre nella prima divisione bulgara, questa città di circa 400.000 abitanti. Enorme la rivalità di Plovdiv con Sofia. Favalli, tiro potentissimo di sinistro, forse si è aiutato con un braccio, protestano i giocatori del Lokomotiv.
direttore di gara aveva lasciato giocare. Un po' troppo veloce questo replay. Comunque il gioco è ripreso con una rimessa da fondo campo. Basse, esterno sinistro per Petkov, Dimitrov deve chiudere, Favalli. Petkov, Di Matteo, gol, non ha voluto rischiare il take, il gol, Vukovic, un po' solo, attaccato da Di Mauro, poi Bacci. Winter deve evitare anche l'arbitro, oltre che il poderoso Balcev. Si lotta a centrocampo. Luzzardi, Favalli, ancora Luzzardi, Evgeny Marinov, Vukovic, Jordan Marinov, quest'anno ha potuto coronare il sogno di giocare in prima squadra con il fratello, erano stati insieme nelle squadre giovanili del Lokomotiv. Poi Jordan Marinov, che ha la maglia numero 11, era stato mandato nelle divisioni inferiori dai dirigenti del Lokomotiv per fare esperienza. Entrato Bachkov. Milutinovic, Winter con calma, Di Mauro, lascia scorrere Doll, leggerezza di Doll, Balcev sinistro, parata di Marcheggiani, ingenuo Doll, pericolosi questi passaggi in orizzontale, tanto la conclusione di Balcev al 39esimo minuto del primo tempo. Casiraghi, Vukovic, sbaglia poi Bachkov, Travero, cross di Favalli, ancora Casiraghi e alza sopra la traversa Kolev. Grande serata per Gigi Casiraghi, eccolo qui, ex juventino, arrivato in prestito, si parla di 6 miliardi di lire. Intanto filtra la palla, innocua verso Cole. Casiraghi ha già dichiarato che la sua intenzione è restare alla Lazio anche dopo la stagione 93-94. Petkov, Vassef, Jordan Marinov, tenta di aggirare Winter, si allunga troppo la palla, ben piazzato Cravero, Di Mauro, Winter, Vukovic, poi Vassef, Milutinovic. Lazio con Favalli, sempre 1-0 per la squadra di Zoro. Signori, alza la palla per Favalli, ottimo il controllo in corsa di Favalli, poi prolunga ancora per Casiraghi che può soltanto sfiorare. Quasi terrorizzati i difensori del Lokomotiv da Casiraghi. Kostov, un intervento deciso di Luzzardi, deciso e irregolare, calcio di punizione per il Lokomotiv. I bianconeri in avanti con Petkov, visto un'azione scorretta, l'arbitro Liskiewicz.
l'unico successo nella storia del Lokomotiv, la Coppa dell'Armata Rossa nel 1983, il club è stato fondato nel 1936. Doll, Favalli, a metà strada tra Signori e Casiraghi, Milutinovic, Kostov, Pachkov, Dimitrov, nessuna possibilità per Vukovic, da Marchegiani a Bacci, Signori, Bacci, Signori, controlla d'esterno sinistro, verticalizza per Casiraghi, esce Kolev, intervento poi su Kolev e Casiraghi deve fronteggiare la vendetta prima di Kostov, poi di Evgeny Marinov, interviene l'arbitro Liskevich, si scaldano gli animi e ci sarà un provvedimento disciplinare per Casiraghi, eccolo qui, cartellino giallo. Mi ricordo di tutto, sembra voler dire Casiraghi a Kostov. Dunque ammonito anche Casiraghi, rivediamo la verticalizzazione di Signori, lo scatto di Casiraghi, poteva forse alzare un po' di più la gamba destra, Casiraghi comunque ha tentato di scavalcare in qualche modo il portiere avversario, rivediamo, arriva per primo Kolev e ha tentato in effetti Casiraghi di evitarlo. Non ho visto cattiveria da parte di Casiraghi, l'arbitro ha deciso comunque per l'ammonizione, hanno subito ringhiato su Casiraghi due difensori del Lokomotiv. Valcev, due tempi Favalli, poi Luzzardi, Kostov, anticipando Signori, di prima Petkov, la scivolata di Cravero, Winter, sempre ben piazzato Cravero, siamo già in zona recupero in questo primo tempo. Doll, prova lo slalom, Doll fermato, punizione in favore della Lazio. Mentre Casiraghi si lamenta con il guardalinee, il signor Rezinski, che non avrebbe segnalato una trattenuta ai danni di Casiraghi. Intanto abbiamo rivisto l'intervento irregolare su Doll, si è portato in avanti anche Cravero. Favalli, Signori, Favalli fa ricominciare la Lazio con Di Mauro, Winter cerca di fare da sponda per l'inserimento di Signori, l'angolo era troppo largo, sempre teso Dino Zoff, già un minuto di recupero. Kolev e Evgeny Marinov si prendono i fischi del pubblico biancoceleste. Favalli, Signori, Signori più veloce di Dimitrov, che se la cava con la sua esperienza, 33 anni Dimitrov, lo chiude in calcio d'angolo. Interno sinistro di Signori, arriva anche Cravero, Winter, Di Mauro, tiro deviato, ancora calcio d'angolo, ha salvato Evgeny Marinov, il Jordan Marinov resta a terra, gioco fermo, due minuti di recupero, Lazio 1, Lokomotiv 0, gol di Casiraghi al 22esimo, a terra
Jordan Marinov, 25enne. Rivediamo, tocca indietro Winter, Di Mauro, ed è stato Vukovic a deviare. Consulta il suo cronometro l'arbitro Liskiewicz. Intanto un colpo alla schiena anche per Jordan Marinov. Dall'angolo, signori, sempre di interno sinistro, sfiora Winter. Di Matteo è nettamente in posizione irregolare, signori. E con 3 minuti di recupero l'arbitro Liskiewicz manda le squadre negli spogliatoi. Al termine del primo tempo Lazio 1, Lokomotiv Plovdiv 0 per il gol di Casiraghi al 22esimo. Ed ora andiamo a vedere la seconda frazione di gioco. Secondo tempo di Lazio Lokomotiv Plovdiv, gara d'andata dei 32esimi di finale della Coppa UEFA. Non ci sono novità nelle formazioni rispetto alla prima frazione di gioco. Le ricordiamo, la Lazio in campo con Marchegiani, Bacci, Favalli, Di Matteo, Luzzardi, Cravero, Winter, Doll, Casiraghi, Di Mauro e Signori. I bulgari rispondono con Kolev, Dimitrov, Evgeny Marinov, Vassev, Kostov, Valchev, Vachkov, Milutinovic, Vukovic, Petkov e Jordan Marinov. Si riparte dall'1-0 per il gol messo a segno da Casiraghi al 22esimo. Destro potente da distanza ravvicinata dopo una conclusione di Cravero deviata. Doll, Lazio in completa tenuta gialla, aggancia a Signori, la finta, attende Signori, non riesce a sfondare la difesa dei bulgari, Di Mauro, Casiraghi, stop e conclusione con il destro. Il pubblico dell'Olimpico sottolinea comunque con un applauso l'iniziativa di Casiraghi, anche se la conclusione è stata imprecisa. Casiraghi, grande protagonista del primo tempo, forse il migliore in campo, non soltanto per il gol. Il rinvio di Kolev, che viene sistematicamente beccato dai fischi del pubblico dell'Olimpico. C'è stato uno scontro tra Casiraghi e Kolev, che aveva anticipato l'attaccante della Lazio nel corso del primo tempo. Casiraghi nel tentativo di saltare il portiere del Lokomotiv lo ha sfiorato con un piede. Sono arrivati subito i vendicatori della difesa del Lokomotiv che Casiraghi ha dovuto fronteggiare. Peraltro poi Casiraghi è stato ammonito dal direttore di gara, che è polacco, il signor Liskiewicz, arbitro quarantenne, internazionale dall'84. Polacchi anche i collaboratori di linea Rezinski e Dabrowski. Rischia un po' Cravero, ha inaguato Petkov. Signori, in posizione centrale, ha tentato di raggiungere con una traiettoria morbida Doll. Kostov, Vachkov, Dimitrov, spinge molto lungo la fascia destra il capitano Dimitrov, l'altro capitano Cravero. Un tunnel danni di Di Matteo da parte di Valchev, Dimitrov, la presa di Marchegiani. È stato un contatto tra Marchegiani e Vukovic, era nettamente in vantaggio Marchegiani. L'azione irregolare è stata del bulgaro, la Lazio ha battuto la punizione, la palla arriva a Signori. Buon controllo, non si lascia superare Evgeny Marinov.
vedete la generosità di Signori che si adopera in pressing. Sbaglia Di Mauro, Peskov, Di Matteo. Stasera Zoff ha lasciato fuori, intanto rimessa laterale per il Lokomotiv, Zoff ha lasciato fuori Negro, c'è stato spazio dunque per Bacci, il numero 2, il numero 4 Zoff ha scelto Di Matteo, per Di Mauro la maglia numero 10, Winter con il 7, Doll con l'8, sono assenti Gascogne, contrattura di una coscia, e Fuser, problemi ancora di una caviglia. Va ricordato anche l'infortunio di Corino, che sarà assente per molto tempo dai campi di gioco. Signori, cross corto, intervento di Kostov, calcio d'angolo, ancora una volta Signori. Rovescia Casiraghi, in centrarea c'è anche Travero. Perde il tempo Petkov, poi va giù Bacci. Eloquente l'espressione di Bacci. Calcio di punizione, Travero, Winter. Winter, Doll, Di Matteo, giocatore italo-svizzero, poi Doll. Ne aveva rallentato l'azione Vassev. Di Matteo, di prima, con precisione per Favalli. Doll. Dopo aver atteso qualche secondo di troppo, il guardaline Dabrowski segnala una posizione di fuori gioco. Prova il pressing la Lazio. Di Matteo. Poi Petkov. Vassev contro Winter. Deve ricominciare la squadra bulgara, allenata da Ivan Vutsov. Favalli, libero Signori, attende, cerca Casiraghi Signori. Intervento di Kostov. Dino Zoff, nel 1974 gli dedicò una copertina il prestigioso magazine Newsweek. Non sono molti gli uomini di sport a poter dire altrettanto. Travero con precisione per Favalli. Intervento di Kolev. Favalli voleva raggiungere Signori. Impreciso il cross, buona scelta di tempo da parte di Kolev. Portiere giovane, deve ancora compiere 22 anni. Egregio l'intervento di Luzzardi, che poi però si fa ingannare dal recupero di Jordan. Pericoloso il Lokomotiv, Jordan Marinov era ritornato, insidioso Vukovic, è un po' preoccupato Dino Zoff. Uomo record del calcio italiano Zoff, 570 partite in Serie A, 330 consecutive con la Juventus, 11 campionati senza saltare una giornata, nonché 112 presenze in nazionale. Jordan Marino, poi Winter, Di Mauro, entra Winter, Travero, calcio d'angolo per la Lazio. Sono molto utili alla Lazio gli inserimenti di Travero, Doll,
intervento di Valcev, ancora dalla bandierina alla Lazio. Anche il gol di Casiraghi, scaturito da una conclusione acrobatica di Cravero, deviata. Riesce a crossare, signori, a pugni uniti Kolev. Favalli sta spingendo la Lazio alla ricerca del raddoppio. L'1-0 naturalmente non lascia tranquilla la squadra di Zoppi in vista della gara di ritorno a Plovdiv tra due settimane. Signori, Favalli contro Evgeny Marinov. Ancora Favalli, c'è calcio di punizione per la Lazio. Un corner ravvicinato in pratica, subito intervenuto Liskiewicz. Sta crescendo anche l'apporto di Favalli all'economia del gioco bianco-celeste. Giuseppe Favalli, dopo l'8 gennaio del 72. Due uomini in barriera per il Lokomotiv. Signori, e intanto, prima ancora che venga ripreso il gioco, si batte a centro area. Giù Kostov, i minuti di gioco sono 10 in questa ripresa. Forse un regolamento di conti per quanto era accaduto nel corso del primo tempo. La telecamera va a seguire Casiraghi e c'è il gol di Cravero. Cravero, un inserimento perfetto, splendida intesa, signori. Cravero, 10 minuti 24 secondi, Lazio 2 Lokomotiv 0. Preoccupata da Casiraghi, la difesa del Lokomotiv non ha coperto, non ha chiuso l'inserimento di Cravero, che da distanza ravvicinata non ha lasciato scampo a Kolev. Rivediamo, indisturbato Cravero può mirare nell'angolo a sinistra del portiere del Lokomotiv. Gambuti ci ripropone ancora l'altra angolazione, la più chiara, dopo il gol di Casiraghi al 22esimo del primo tempo, al decimo della ripresa, Cravero. Appena più sereno Dino Zoppo. Grande entusiasmo nella curva nord dello Stadio Olimpico, ma non è da meno anche la sud per questa serata europea della Lazio, che gioca di nuovo in Coppa UEFA dopo 16 anni. Una spinta di Kostov a Casiraghi, ci sono scintille tra i due. Ora Liskiewicz chiama a sé Kostov, Evgeny Marinov. Kostov va proprio a braccare Casiraghi. Ivan Buzov ha allenato anche l'Hajduk di Spalato all'epoca in cui giocava con l'Hajduk. Boksic, Bacci, Cravero, Di Mauro prolunga per Jordan Marinov. È tempo di esultanza per la curva nord. Winter, elegante Winter, buona protezione della palla. Ebbene, segnalata una posizione irregolare a Signori, Beppe Signori, e se la prende con il guardaline Dabrowski, sfogando tutta la sua protesta. Beppe Signori debutta stasera in una gara ufficiale della Lazio per la stagione 93-94, è rimasto lontano dai campi di gioco un mese, si era infortunato ad una caviglia in occasione del mini derby del 18 agosto scorso,
durante il Memorial di Noviola. Scivola Vukovic. Butsov ha presentato all'Olimpico una squadra prudente. C'è un solo attaccante, Bachkov, sostenuto da Petkov e anche da Vukovic. Il Lokomotiv si era ben espresso nel primo quarto d'ora dell'incontro, poi è salita la Lazio e il gol di Casiraghi naturalmente ha sbloccato il match, dando più fiducia alla squadra di Zoff, che ora deve badare soprattutto ad evitare gol. Il 2-0 può costituire un vantaggio notevole in vista del return match. Il tentativo di Ola sulle tribune dello Stadio Olimpico. Intanto la Lazio viene in avanti con Bacci. Giù Winter, c'è punizione per la Lazio, di cui ricordiamo il palmarès, lo scudetto 73-74, la Coppa Italia 57-58 e la Coppa delle Alpi anche nel 71. Passano tutti per il sinistro di Signore i calci di punizione della Lazio. Ancora palla d'effetto, sfiora, gol in un tuffo, il tedesco di Malkin. Preso anche una botta, ma non c'era cattiveria nell'intervento di Vassef, ne ha accettato le scuse Doll. Abbiamo intravisto anche la panchina della Lazio occupata da Orsi, Bergodi, De Paola, Marcolin e Saurini. Bachkov non si fa superare, Luzzardi, ma ha usato le maniere forti, dunque punizione per il Lokomotiv. Ha impedito che la palla arrivasse a Dimitrov, Favalli. Ha tentato la finizza Petkov, un giocatore che è costato caro al presidente Nikolaj Žigov, si è parlato di 150 milioni di lire, che per il Lokomotiv sono molti. Intanto una sostituzione, Butsov manda in campo con il numero 13 Jumerski, gli lascerà spazio Vassev. Questa sostituzione al 17° minuto del secondo tempo. Intanto a gioco fermo c'è un intervento su Signori e c'è un'espulsione. Abbiamo visto un cartellino rosso, fase concitata. Forse ha ammonito Signori, ma c'è stato anche un cartellino rosso. Ha il suo da fare per contenere la protesta dei compagni Jordan Marinov. Entra in campo intanto il numero 13 Jumerski. È andato giù Signori, questi è Kostov. Casiraghi va a parlare con Zoff, che naturalmente cambia qualcosa. È uscito Vassef, intanto va a parlare con il guardaline anche Valchev.
fase di grande confusione, tanto passano i minuti. Liskiewicz, arbitro polacco, protagonista di questo frangente, si è seduto sulla panchina del Lokomotiv Vassev. Ancora non si può riprendere il gioco. Il 4 è stato sostituito, il numero 4 Vassev, da Jumerski. Non c'è più in campo Milutinovic. Siede regolarmente sulla panchina Vassev. Intanto Cravero va a spiegare qualcosa al dirigente accompagnatore Manzini. Forse nemmeno l'arbitro ha le idee chiare. Ed ora viene accompagnato fuori dal delegato UEFA il numero 4 Vassev. Lazio in superiorità numerica. La sostituzione è stata decisa da Butzkov proprio nel momento in cui l'arbitro estraeva un cartellino rosso. Intanto Cravero in difesa per la Lazio. Quindi proviamo a fare un po' di chiarezza. Jumerski, numero 13, è entrato in campo al posto del numero 8 Milutinovic ed è stato espulso il numero 4 Vassev, che si era accomodato in panchina e che il delegato UEFA ha accompagnato fuori dal rettangolo di gioco. La Lazio gioca dunque in 11 contro 10, siamo al 21esimo minuto del secondo tempo. Intanto c'è un appello che arriva dall'altoparlante. Un invito alla tifoseria biancoceleste a contenere eventuali reazioni, si fa appello al senso civico e di responsabilità per un comportamento corretto e disciplinato. Dunque tutto a favore della Lazio, 2-0 e superiorità numerica. Lanciato Petkov. Signori. Signori, che è stato ammonito da Liskiewicz in occasione dell'intervento irregolare a gioco fermo che ha portato all'espulsione di Vassev. Favalli. Luzzardi, Cravero. Di Matteo, gol. Vedremo come la Lazio sfrutterà la superiorità numerica. Cravero, circolazione della palla, Di Matteo, Favalli, sempre puntuale nel suo sostegno lungo la fascia sinistra. Signori, prova la conclusione, a sorpresa, signori. E l'arbitro concede il calcio d'angolo alla Lazio. Palla filtrata tra le gambe dei due compagni, stava per essere sorpreso Kolev, per sua fortuna la conclusione di Signori era fuori bersaglio. Ancora Signori, interno sinistro, che spinge Kolev. Signori. Ha segnalato un intervento irregolare il guardaline, protagonista Bachkov. Ancora Signori,
Lazio 2, Lokomotiv 0. Sono entrati nell'ultimo quarto dell'incontro. Ora il rispetto della distanza da parte della barriera, signori, in barriera ci sono Petkov e Bachkov. Indietro c'è Bacci. Calcia, signori. Questo è testa di Kostov. Bacci, Di Matteo, era in fuori gioco Di Mauro. Evgeni Marinov, Jordan Marinov, il fratello. Vukovic. Notevoli le difficoltà per il Lokomotiv. Lazio tranquilla per il punteggio e per la superiorità numerica. Prova Jordan Marinov, non passa. L'ostacolo Di Matteo, poi Cravero. La progressione di Casiraghi, come un ariete Casiraghi, fermato da Evgeni Marinov. Sbuffa Casiraghi che riprende fiato. Dimitrov. Poi l'intervento su Doll. Succede di tutto, all'altezza del centrocampo è stata commessa un'irregolarità anche su Di Matteo. Fortunatamente sia Doll che Di Matteo sembrano poter riprendere il gioco. Intanto continua l'azione della Lazio. Signori, Casiraghi di destro, respinge Kolev, ma si era alzata la bandierina del guardialine a segnalare una posizione di fuori gioco. Si va molto al di là dell'agonismo in alcune occasioni da parte dei giocatori bulgari. Più di uno spettatore ha avuto un brivido nella precedente azione, con due interventi estremamente decisi, prima su Doll, poi su Di Matteo. Dimitrov, poi Luzzardi. Zoff si alza dalla panchina, non è soddisfatto di come la Lazio sta gestendo questa superiorità numerica. Non ha le idee molto chiare il Lokomotiv Plovdiv, è in una situazione estremamente difficile. Sbaglia Valcev, la Lazio, signori, c'è spazio per il sinistro, la potenza di signori, non la precisione stavolta. Applausi del pubblico. Beppe Signori, 25 anni, classico movimento di Signori che ha abituato il pubblico biancoceleste a questi spostamenti in orizzontali, poi a volte c'è la verticalizzazione, stavolta ha tentato subito la conclusione con il piede che preferisce Signori, cioè il sinistro. Porta in avanti Bachkov, Jordan Marino. Bachkov non è stato molto assistito, si è battuto con generosità Bachkov, notevole sotto l'aspetto dinamico, rientra dal fuorigioco, eccolo qui Bachkov. Valcev, Petkov, Dimitrov, non ci sono varchi per il Lokomotiv. Dimitrov, resta nella metà campo avversaria Casiraghi e Signori. Ed ora punizione per il Lokomotiv. Vediamo l'intervento di Doll su Jordan Marino. Dimitrov. L'inserimento di Valcev. Ha provato il velo Petkov, un'iniziativa di Bacci, poi Casiraghi in area, va giù Casiraghi,
per l'intervento di Kostov. Solo calcio d'angolo per la Lazio, sembra essersi fatto male Gigi Casiraghi. Tutto questo al 29esimo minuto. La lunga azione di Bacci, si lancia Casiraghi, seguito da Kostov, entra in area Casiraghi. Intervento di Kostov sulla palla, riesce con la punta del piede destro Kostov ad evitare altri guai nella sua squadra, ma nell'occasione si è infortunato Casiraghi, che avete visto ha mimato la meccanica dell'incidente. Infortunio a Gigi Casiraghi, attaccante 24enne, punta molto su di lui anche il commissario tecnico della nazionale Sacchi. Significativa questa immagine di Casiraghi che si aggrappa alle caviglie di Aaron Winter per resistere al dolore. Rivediamo ancora intervento di Kostov, che riesce con grande anticipo a toccare la palla. Regolare questo intervento di Kostov, calcio d'angolo in favore della Lazio. Signori, molto largo, una buona uscita da parte di Kolev, che ci riferiscono è costato 6 milioni di lire. Tutta un'altra dimensione quella del calcio bulgaro rispetto al professionismo esasperato del calcio italiano. C'è un altro particolare che può rendere l'idea di quello che è il movimento calcistico bulgaro e soprattutto le difficoltà economiche del Plovdiv, che per risparmiare consente ai giocatori di dormire nelle proprie abitazioni anche il giorno prima delle partite interne. Questo per la gioia di mogli e fidanzate, naturalmente. La Lazio con Winter. Bacci. Ancora lo stacco di Casiraghi. Poi si è lasciato sorprendere stavolta, signori, Casiraghi. Arriva Winter, potentissimo. Inserimento di Aaron Winter, 26enne originario del Suriname. Intanto Ivan Butsov, che ha allenato anche in Portogallo, decide un'altra sostituzione, mandando in campo con il numero 14 Dimitrov al posto di Bachkov. C'è un altro Dimitrov in campo, il numero 2 Emil, il capitano. Questi è Georgi Dimitrov. Ecco Emil Dimitrov. 2-0 per la Lazio. Lo stacco di Luzzardi. Casiraghi contro Kostov, il duello più aspro di questa partita. Travero, punito l'intervento a gamba tesa di Vukovic. Zoff sa che non è il caso di mollare, ancora disposizioni da dare ai suoi. Winter non può nulla stavolta a Casiraghi, cross troppo sotto, preda di Krasimir Kolev. Grande senso tattico il piazzamento di Winter. Di Mauro apre per Favalli. Signori, Favalli, signori, pur scivolando riesce a toccare a Luzzardi. Travero,
Dimitrov, Evgeni Marino, sbaglia il controllo Di Matteo, Roberto Di Matteo, ha rinunciato volentieri a giocare la Coppa dei Campioni con la squadra della RAU, la squadra elvetica con cui ha vinto il campionato svizzero. Era un sogno per Di Matteo quello di poter giocare in Italia e consentire con una certa tranquillità economica il ritorno in Italia anche dei genitori. Rovescia Vukovic. Arriva ancora una volta Signori nei panni del vendicatore, va giù Petkov, ancora una mischia, è capitato più di una volta nel corso di questa partita, prova a portare un po' di calma Cravero, anche Favalli fa da paciere, rivediamo, è stato questo intervento scorretto di Petkov su Di Matteo e c'è ancora una espulsione decisa da Liskiewicz, allarga le braccia Favalli, il destinatario del cartellino rosso è con ogni probabilità Doll, vedremo. Eh sì, sembra proprio Doll, lascia il campo, espulso. 35esimo minuto del secondo tempo, dunque ritorna la parità numerica tra Lazio e Lokomotiv Plovdiv. Rivediamo. Di Matteo era in anticipo su Petkov che ha commesso la scorrettezza, poi si è scatenata una mischia. Vediamo se possiamo seguire questa azione in rallentì. Arriva Winter, alza le mani chiedendo scusa. Petkov arriva per primo Signori, contiene la sua reazione. Vediamo Doll. E Doll forse allunga una mano verso Petkov, l'arbitro era sicuramente meglio piazzato di noi, Petkov forse anche un po' accentuato le conseguenze dell'intervento di Doll, però davvero una leggerezza, questa reazione da parte della Lazio. Possiamo immaginare cosa sta pensando in questo momento Dino Zoff, che con una squadra in vantaggio per 2-0, in superiorità numerica, tutto si augurava tranne che saltassero i nervi. Comunque, Lazio 2, Lokomotiv 0, dopo l'espulsione di Vassev, quella di Doll. Entrambe peraltro a gioco fermo. Jordan Marinov allarga per Jumerski che si è visto pochissimo. Petkov stanco, prolunga la traiettoria, non si capisce bene a quale scopo visto che è la sua squadra quella che deve recuperare. E intanto continuano gli interventi disciplinari, seconda ammonizione per Petkov che dunque viene espulso. Arriva dalle retrovie Kostov, viene trattenuto dai compagni, se la prende con l'arbitro, eccolo qui inquadrato, il numero 5 del Lokomotiv. Lokomotiv che resta in 9, mentre si dispera Kostov, è stato espulso Petkov per somma di ammonizioni. Butzdov invita i suoi comunque a mantenere la calma, accompagnato tra virgolette dai fischi del pubblico, viene espulso Petkov che lascia il rettangolo di gioco, si porta sulla panchina, ma il delegato UEFA lo invita a guadagnare la squadra degli, la strada degli spogliatoi come pretende il regolamento. Vukovic, Lazio in 10, Lokomotiv in 9 per questi ultimi minuti della sfida.
valida per l'andata dei 32esimi di finale. Intervento di Di Matteo su Giorgi Dimitrov, si continua a giocare. Bacci, allargato a destra Di Mauro. Siamo al 39esimo del secondo tempo. Si rialza Di Mauro, 17esima presenza per lui nelle coppe europee, al suo attivo anche un gol con la Roma. Da Luzzardi a Di Matteo, Cravero, che ha messo il suo timbro sul risultato con il gol al decimo della ripresa. Winter, un diagonale impreciso, nemmeno potente, ha colpito male. Aaron Winter ne è consapevole. Aaron Winter è nato il primo marzo del 67, ex Ajax. Aaron Winter scampò per puro caso ad una sciagura aerea in cui morirono alcuni suoi compagni del Suriname. Intanto per il Lokomotiv Giorgi Dimitrov, assiste a Favalli, guadagna metri, tocca all'indietro per Valcev. Winter, vantaggio Kostov su Di Matteo, sbagliato il passaggio a Dimitrov. La Lazio gioca di rimessa, Di Matteo, signori, ha visto l'arrivo di Bacci, tira Bacci, c'è la deviazione di Kolev, calcio d'angolo per la Lazio, e si lamenta a Casiraghi, sperava di essere raggiunto Casiraghi magari da un traversone. 40 minuti e mezzo, signori, a Bacci, ancora signori, di prima il cross, che termina direttamente nell'area piccola, dominata da Kolev in questa occasione. Mi pare un po' stanco Dimitrov. Di Mauro, Di Mauro, Bacci, signori, taglia il campo con grande precisione, buono l'arresto di Favalli, trova l'ingresso in area fermato da Dimitrov. Favalli insiste e si è rimessa laterale per il Lokomotiv, ha rinunciato al retropassaggio Favalli. Dimitrov, Vukovic, Jordan Marinov, Kostov, quarantaduesimo della ripresa, Vukovic, Winter, Tekel su Kostov, Di Mauro, ancora Bacci, e viene segnalata una posizione irregolare, protesta signori, si lamenta perché il passaggio non è avvenuto prima, ha tenuto un po' palla Bacci, signori, poi è terminato in fuorigioco. Poteva essere una buona chance per la Lazio, poteva sfruttare la velocità di signori che aveva qualche metro a disposizione. Jordan Marino, Dimitrov, Lokomotiv assolutamente evanescente per quanto riguarda la sua capacità offensiva. Ora naturalmente le cose sono tremendamente difficili per il Lokomotiv, il 9 contro 10. Di Mauro, molto stanco signori, naturalmente bisogna considerare che deve recuperare il ritmo partita dopo un mese di assenza. Ha dato comunque il suo contributo a questa vittoria della Lazio.
tutto andato per il verso giusto, una piccola ombra. Intanto Casiraghi, Cravero, ancora una volta lucido, Casiraghi si è avventato sulla palla. Ecco il passaggio in profondità di Cravero, tutto inutile però perché Casiraghi era in posizione irregolare. Avete visto il punto da cui è ripreso il gioco. Dicevamo tutto bene per la Lazio, c'è però questa piccola macchia, l'espulsione di Doll. Indietro Dimitrov. Bacci, ha avuto fiducia in lui Zoff, Bacci mi sembra di poter dire lo ha ripagato con una prestazione all'altezza di questa serata europea, è stato escluso da Zoff, Negro. Giù Gheorghi Dimitrov, punizione per il Lokomotiv, siamo ormai al 45esimo di questo secondo tempo. Dimitrov. Intervento di Bacci, ancora Dimitrov, è molto mestiere, si è forse anche aiutato con un braccio, anzi Favalli, ora calcio d'angolo, eccolo qui, Giuseppe Favalli. Zoff ha potuto contare sulla spinta a sinistra di Favalli, a destra di Bacci. Luzzardi tiene d'occhio Valcev. Jumerski, Jordan Marinov si batte con caparbietà, non è da meno di Matteo però. Vukovic, quasi un minuto di recupero. Jumerski, la Lazio aspetta, rinuncia al pressing pur essendo in superiorità numerica. Kostov, dà quasi un senso di impotenza il Lokomotiv Plovdiv, colpo di testa di Favalli. Signori, potrebbe essere forse l'ultima occasione offensiva per la Lazio. Signori, un po' stanco. Jumerski, Vukovic, Kostov, un po' avanzato il raggio della sua azione. Jumerski, 46 minuti e mezzo. Gheorghi Dimitrov. Cravero, Winter, ancora a giocare l'arbitro polacco Litkiewicz. Di Mauro, ha chiesto palla di Matteo, lo ha visto Di Mauro, prende la mira di Matteo, un gran destro. Non lontano dal palo di destra della porta difesa da Kolev. Interessante la conclusione di Di Matteo che è andato vicino al terzo gol per la Lazio. Ed ora c'è una sostituzione dal chiaro sapore tattico voluta da Zoff che chiama fuori Favalli e manda in campo con il numero 14 De Paola. Applausi del pubblico per Favalli, dunque qualche secondo di partita per De Paola. Ho dato un'occhiata al suo orologio Litkiewicz, ora i minuti di recupero nel secondo tempo sono 3, Lazio 2, Lokomotiv 0. E finisce qui. Per la Lazio hanno segnato al 22esimo del primo tempo Casiraghi, al 10° della ripresa Cravero. La Lazio può affrontare la gara di ritorno con una certa tranquillità, è stato importante non soltanto segnare 2 gol ma non subirne. Ricordiamo anche che sono stati espulsi 2 giocatori del Lokomotiv Plovdiv, Vassev e Petkov, espulso per la Lazio Doll.
è tutto per questa telecronaca differita, grazie per averci seguito sin qui e a tutti la più cordiale buonanotte.